Insalata russa estiva, io la faccio con la mia maionese allo yogurt, ma possiamo usare anche qualsiasi altro tipo di maionese. In più metto tante buone verdure fresche. Con questo metodo bastano 6 minuti di cottura partendo dal bollore e dopo 3 minuti aggiungiamo anche le zucchine. Aspettiamo che riparta il bollore e facciamo cuocere per altri 3 minuti ancora. Ripeto, per un totale di 6 minuti, trascorsi i quali possiamo scolare e tuffare le verdure in acqua fredda o ghiacciata. In questo modo e con queste verdure possiamo realizzare sia l'insalata russa che condirci la pasta o il riso freddo. Vi lascio la ricetta completa nel primo commento, vi ringrazio e alla prossima.